La situazione è tesa, l'emergenza è vera, tangibile, tanto da far passare le polemiche politiche in secondo piano, secondo l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino, dopo le sue critiche al governo per non aver gestito il flusso di rifugiati siriani che finiscono con l'accamparsi in stazione centrale a Milano, aveva raccolto poco velate critiche dai suoi alleati di partito, pronti a difendere il segretario PD Matteo Renzi. Maiorino però la vede diversamente. Ma guarda, me non ne può fregare di meno del PD di Renzi in questo momento. Cioè, il problema è che Renzi è il Presidente del Consiglio, cioè, non, adesso non è che non lo tiro in ballo perché sono iscritto anche io al PD, sono al servizio della città e quindi devo tutelare gli interessi di tutta la città e il governo deve darsi una mossa su questi temi. I siriani passati a Milano da ottobre sono migliaia e senza un'adeguata gestione nazionale del fenomeno si presume se ne vadano perché accompagnati da organizzazioni criminali. A Milano l'aiuto viene però da associazioni benefiche. Beh, la situazione è molto difficile perché questa città dal 18 ottobre ad oggi ha accolto più di 5.600 cittadini siriani e in queste ore la situazione, seppur migliorata rispetto a tre giorni fa, è comunque ancora molto critica. Un altro focolaio di polemiche era stato innescato dalla Lega Nord con insulti tra lo stesso Maiorino e Matteo Salvini. Oggi è il consigliere comunale Alessandro Morelli della Lega Nord che posta questo video su Facebook. Ai ai ai, Maiorino. Ai ai ai, l'indegno chi è Maiorino? Chi non mette a posto le cose? Ma la Lega continua a occuparsi del comune di Milano, ma santo cielo, cosa dovevamo fare di più? Cioè, e poi non ho capito qual è la loro posizione, vogliono che accogliamo più siriani? Che tessero a disposizione la sede di via Bellerio.